Bentornati in studio, seconda parte della nostra trasmissione Il medico e il cittadino, stiamo parlando di trasfusioni e di donazioni. Il presidente dell'AVIS provinciale Walter Belluzzi ci ha illustrato il primo passaggio della trasfusione, quindi quando una persona va a donare. Ora la dottoressa Prefidi, la coordinatrice diciamo, del centro trasfusionale, ci racconterà un po' che cosa succede dopo che uno ha donato, che percorso fa il sangue. Diciamo, mi scuso un po' della voce che ho, ma sono male di stagione. Userò anche un linguaggio molto semplice, non molto tecnico, per potermi fare capire meglio dalle persone che ci stanno ascoltando, che non conoscono certamente il nostro mondo. E diciamo che nel momento in cui la trasfusione arriva da noi, raccolta nei punti di raccolta AVIS e non solo, anche nel nostro servizio, da lì in poi si apre un mondo così molto complesso. Il sangue intero, perché il donatore dona sangue intero, viene frazionato. Noi diciamo viene frazionato con un linguaggio tecnico, in realtà viene lavorato, viene scomposto nelle sue parti, perché al ricevente noi diamo quello che serve, non diamo il sangue intero, diamo la pappa di globuli rossi se serve la pappa di globuli rossi, diamo il plasma se serve il plasma, diamo le piastrine se servono le piastrine. Quindi c'è una trasfusione mirata. Noi utilizziamo delle tecnologie molto avanzate per fare questo lavoro, ci avvaliamo anche e soprattutto di professionisti estremamente in gamba, estremamente preparati dal personale tecnico, dal personale infermieristico, nonché dal personale di supporto e dal personale ovviamente laureato. Una volta che il sangue è lavorato, è frazionato, è scomposto nelle sue parti, e vado abbastanza velocemente, deve essere conservato. La conservazione in un servizio trasfusionale è estremamente importante. Per legge deve essere non solo, deve avere una temperatura ottimale di più 4 gradi, più o meno 2 gradi centigradi, quindi può andare da un massimo di più 6 ad un minimo di più 2. E tutte le frigoemoteche dove questo sangue viene conservato, che praticamente sono frigoriferi che contengono il sangue, quindi frigoemoteche, sono, diciamo, e questa è la sicurezza trasfusionale, sono sotto allarme 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Cosa significa? Quando una di queste frigoemoteche va in allarme, quindi il sangue non è conservato in maniera ottimale, la frigoemoteca va in allarme e questo è una cosa importantissima per la sicurezza trasfusionale, perché il primo obiettivo di un servizio, e io lo ricordo sempre, è la sicurezza trasfusionale. Noi siamo un servizio certificato per ISO 9001, quindi tutto quello che noi facciamo è protocollato, seguiamo delle procedure e dei protocolli e da quelli non ci possiamo diciamo scansare, nel senso che uscire da questi protocolli vuol dire creare errori, vuol dire uscire dal sistema di sicurezza trasfusionale e noi non ce lo possiamo permettere, non ce lo possiamo permettere perché dobbiamo dare al ricevente una trasfusione estremamente sicura, dal momento in cui il donatore dona al momento in cui viene trasfusa questa donazione. Io uso un'altra parola molto importante, che è la rintracciabilità del percorso della trasfusione. Rintracciabilità vuol dire avere in maniera dettagliata e descritta, perché tutto viene descritto e scritto, tutto quello che avviene dal momento in cui il donatore dona al momento in cui il sangue viene trasfuso al ricevente. Quindi c'è tutto il percorso. Tutto il percorso dal momento che, della donazione, della lavorazione, degli esami di laboratorio per gli esami virologici, HIV, sifilide e qualsiasi altra cosa che diciamo è di competenza per la sacca, è rintracciato. Da che cosa? Dal sistema informatico. La tecnologia in questo ci è venuta in aiuto. Quando io ho cominciato 30 anni fa a lavorare nel campo trasfusionale si scriveva a mano, ora tutto questo non avviene più, tutto viene rintracciato dal sistema informatico. In qualsiasi momento io so quel sangue da chi è stato prelevato, a che ora è stato prelevato, a quale donatore è stato prelevato, quando è stato frazionato, in che ora è stato frazionato. Cioè questo è fondamentale per la sicurezza trasfusionale e questo lo posso sapere anche tra un anno, quindi
ho la storia di quella trasfusione, quindi la storia è uguale sicurezza. Sì, perché così può rintracciare qualsiasi tipo di cosa. Esatto, esatto. Il sistema informatico ci ha dato una grossa mano, sia per, ma anche non solo intralaboratorio, attenzione, quindi all'interno del nostro servizio, ma anche fuori dal laboratorio. E quindi mi piace anche ricordare i trasporti, i trasporti sono anche quelli codificati, sono protocollati, il trasporto del sangue su strada, quindi intraospedaliero, cioè all'interno dell'ospedale, della struttura ospedaliera, dal servizio ai reparti, ma anche su strada, perché ricordiamo che il sangue, quando viene prelevato nei punti di raccolta AVIS, viene poi trasportato a noi per la lavorazione, avviene il trasporto su strada, ma non avviene così. Avviene secondo procedure. I mezzi di trasporto hanno dei computer dove lì la temperatura viene registrata dal momento in cui parte dal punto di raccolta al momento in cui arriva al nostro servizio. Non solo, viene trasportato in contenitori anche lì con temperatura controllata, perché ripeto, la temperatura per la conservazione del sangue, che è sicurezza, è fondamentale. Fondamentale, certo. Non so cosa altro dire, il mondo è molto molto complesso, e la cosa che mi preme che sia così recepita da chi ci ascolta è che tutto quello che viene fatto secondo regole, secondo norma, anche perché la legge lo impone, la legge trasfusionale, certo. In Italia è molto seria, è molto, molto scrupolosa, ma noi non possiamo uscire da queste norme, e quindi la qualità, sicurezza vuol dire qualità e viceversa. Direi che quindi c'è una grande attenzione sia nel trasporto che in tutto, nel trasporto, nella conservazione, tutto quello che avviene, tutti i passaggi, ma già dal momento in cui si mette l'ago nella vena del donatore al momento in cui si mette l'ago nel ricevente, c'è un sistema rintracciabile e sicuro. È fondamentale per la sicurezza sia del donatore che per colui che riceve il sangue del donatore. Quindi, dottor Capuzzo, possiamo dire che a Mantova le trasfusioni sono sicure? Ma direi di sì, nel senso che tutte quante queste tecnologie che ci stanno aiutando, tutti i test che vengono eseguiti anche in biologia molecolare, ecco, una cosa recente che dall'anno scorso che vede Mantova interessata per quel che riguarda la prevenzione di malattie infettive è l'emergenza del West Nile virus, l'infezione del virus trasmesso dalla puntura di zanzara. Mantova, Ferrara, Rovigo, Venezia, Reggio Emilia, Modena e Bologna sono le province a maggior rischio per la trasmissione di questa infezione, per cui tutte le donazioni sono controllate anche per questo virus, dal 15 di luglio fino al 15 di novembre, per cui non c'è nessun blocco di nessun donatore, mentre invece chi dona da altre parti, se soggiorna in una di queste province che abbiamo citato, e va a donare nel suo posto di residenza per un mese non può donare. Sì, infatti era successo quest'estate i primi casi che si parlava di non si può donare, sì si può donare. No, ma a Mantova non ci sono problemi perché per legge già il Centro Nazionale Sangue ha deciso che deve essere effettuato. E questa cosa verrà fatta sempre, quindi? Beh, almeno quest'anno di sicuro, come dicevo, dal 15 luglio fino al 15 novembre. Poi siamo in attesa di vedere gli sviluppi epidemiologici, perché viene fatto anche uno studio di sieroprevalenza per vedere anche la circolazione degli anticorpi in tutta quanta la popolazione, in particolare di tutta la regione Lombardia, per vedere se lasciare una cosa confinata così a questa provincia o se è il caso in un futuro di estenderla addirittura ad altre province. Ecco, abbiamo parlato di trasfusioni, ci sono anche però le donazioni sono anche più ampie, non soltanto sangue. C'è un progetto che l'ASL coordina, La mia vita in te, che estende effettivamente il mondo delle donazioni ad un più ampio spettro. In che cosa consiste questo progetto? Questo progetto, dal titolo diciamo così significativo, La mia vita in te, dando giusto valore alle associazioni che l'hanno
per così dire, partorito, vale a dire Aido, Avis, Admo e Abeo, hanno creato questo progetto e hanno creato una cosa importante fra loro, la rete. Si sono messi assieme e hanno steso questa rete alle istituzioni, vale a dire l'azienda sanitaria locale, la di Mantova, e l'azienda ospedaliera a Poma. Si sono poi allargati all'ufficio scolastico e alla provincia di Mantova. Questa rete così importante, che è quanto la Regione Lombardia auspica e caldeggia, che le istituzioni entrino in collaborazione con il volontariato. Questo progetto di educazione, di sensibilizzazione alla donazione di sangue, midollo, cellule staminali e anche organi è rivolto sia alla comunità nel senso ampio della parola, ma anche e soprattutto al mondo della scuola, dove ci sono i giovani. Ecco, c'è un filmato, sì, che ha portato, che ci spiegherà meglio che cos'è effettivamente, esatto, in che cosa consiste questo progetto. Vediamo.